Parecchie società vengono fondate dagli agrumari della zona ionica, imprenditori e operai che a fine dell'Ottocento si spostano al nord-est degli Stati Uniti per la commercializzazione degli agrumi. Di molti sodalizi ci resta soltanto la notizia, di altri, Santa Teresa, Limine e Antillo, abbiamo trovato anche testimonianze più consistenti. L'unica traccia documentaria delle numerose società formate dagli emigrati dalla zona dell'agrumeto ionico messinese è quella fotografata del 1900, e questa fotografia del 1924 della società Figli di Santa Teresa. Società Figli di Santa Teresa, New York City 1880, Società Maria Santissima Ausiliatrice 1910, Brooklyn, Società Liminese 1922, New York. Costituzione e regolamento della Società Liminese. Statuto e regolamento della Società Liminese di Mutuo Soccorso. Il giorno 25 novembre 1922 si è costituita in New York, Stati Uniti d'America, una società sotto il titolo di Società Liminese di Mutuo Soccorso. Anche Nicosia è un paese dell'interno della Sicilia dove i emigrati raramente si originano società di mutuo soccorso. Questa cittadina tuttavia fa eccezione a causa del linguaggio gallo-italico che costituisce un forte elemento di aggregazione degli abitanti. Parecchie sono infatti le società di mutuo soccorso nelle aree di New York e Chicago. Manifesto elettorale di Ferdinando Pecora, giudice del primo distretto della Suprema Corte di New York, già capo della commissione senatoriale per la corruzione a Wall Street. Nei primi anni 50 candidato a sindaco di New York, la società si impegnò a fondo per la candidatura di questo prestigioso membro, ma alla competizione vinse un altro siciliano, Vincent Impellitteri, originario di Snella. Statuto della Società Siciliana di tutti i paesani di Nicosia. Giuramento. Giuramento alla Società Siciliana di tutti i paesani di Nicosia, sotto il titolo del Santissimo Crocifisso, fondata a Chicago nel 1899. La società, tra gli altri scopi di promozione sociale, si proponeva anche la conservazione dell'idioma gallo-italico nicosiano.